Ancora matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Rich Gamer 89. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Quindi subito un bel pollicione in su per il vostro Rich Gamer 89. Vi ricordo Rich Gamer 89 live show Elite 15 giugno a Roma. I biglietti sono acquistabili, li trovate o sotto i video di Fortnite o nel mio Instagram Rich Gamer 89. Andiamocene su Clash Royale perché dobbiamo giocare un deck che abbia carte di costo livello 6, che diventa essere, che diventa molto interessante, perché il costo 6, raga, bisogna gestirlo bene, perché il costo 6 sono carte davvero importanti, ma sono importantissime. Quindi, ragion per cui io mi andrei a mettere un estrattore Elisir, e mi andrei a mettere, o sono veramente indeciso se il gigante, la... lei è tanto che non la usiamo, la scintilla è tanto che non la uso, quindi potremmo anche utilizzare la scintilla a posto di che cosa? Della sfera infuocata. Potremmo utilizzare la scintilla a posto della sfera infuocata. È un deck, raga, è un deck che io non ho mai giocato, cioè secondo me è anche un tantino troppo. Andiamo a provarlo. Però non lo so mica, Non lo so, potremmo perderla, eh. Potremmo perderla, anche perché quando mai c'esce un estrattore di Elisir come prima carta? Mai. Qui andiamo a prendere dei danni, non è un problema. Qui ci andiamo a prendere dei danni. Ma guarda, puoi fare quello che vuoi, non mi interessa. Cioè, chi se ne frega. Se tu pensi che mi hai messo in difficoltà facendo questo, forse hai sbagliato qualcosa. Vado a buttare sicuramente l'estrattore di Elisir. Le guardie non possono fermare lui. Ecco, mo mi diventa un pochino simpatica la situa. Mi diventa molto simpatica. Io vado a fare così, che devo assolutamente andare a, magari se ciccio ti potevi gestire un po' meglio la situazione, ma dai che magari forse ci stiamo riuscendo. Scarica cattivissima, vado su di Elisir ragazzi, perché lui non si è focussato sul mio estrattore, quindi quindi vado a fare così. Non è un problema, ve lo ripeto, magari andiamo a perdere all'inizio, ma poi cerchiamo di recuperare, perché adesso con due estrattori diventa parecchio interessante, Con due estrattori diventa parecchio interessante. Mini pecca che si porta avanti, io vado a scaricare di prepotenza. Potrei utilizzare in questo momento per difendermi, per attaccare. Però lui mi dà modo di buttare un altro estrattore. Io quasi quasi la cosa dell'estrattore lo voglio utilizzare, perché tra poco andrò in overtime in maniera veramente cattiva. Quindi mi butto una scintilla. Io sinceramente non so lui come si può difendere dai miei attacchi. Cioè, sono molto sincero con voi, io non so lui come possa fare. Certo, delle... io vado di estrattore, dicevo, delle le frecce, le cose, non ho niente, quindi è molto rischioso come concetto, molto molto rischioso, veramente un botto. Mi stanno citofonando un attimo. Ok, qua purtroppo io non posso rispondere in questo momento, sto giocando, non mi rompete le scatole. Lui mi sta andando sta andando di là con una cattiveria imbarazzante. Io mi devo fermare qua e quindi vado ad attaccare prepotentemente dall'altra parte. E forse ci riusciamo. Forse ci riusciamo. Ok. Quindi vado a tirare una scarica e GG per noi. Arrivo! Io guardate, raga, la gente... e Valerione, altrimenti mi deve rompere le palle mentre io registro, vero Valerione? Sei d'accordo? Sì. Perché sto giocando a Clash Royale, tra l'altro lo sai che ho le missioni da fare in 2v2? Non ci credo. Ci devi credere,
Ci puoi anche venire, non è un problema. Ho trovato una leggendaria in un baule d'oro. Guarda, ho trovato lo stregone di ghiaccio, dell'arciere magico. Lo porto anche di livello 4. Sei contento? Quello però è vero, questo te lo posso dire, effettivamente il culo era notevole qua, gioca carte e costano meno 6 elisir 30 volte il normale 1v1, mi sembra un po' esagerato, cioè quindi praticamente, no, 30 volte, che l'ho tirato solo 6 volte, regà, in questa partita. Io sono molto, molto, ripeto, io o forse non ho capito bene le missioni, gioca carte che costano 6, 30 volte il normale 1v1. E lo sto facendo. Queste dovrebbero essere le normali 1v1. Io lo sto facendo. Queste volte, delle volte il gioco io non lo capisco. Boh, sarò io che non riesco a... Sì, questo è un livello 9. Questo è un livello 9. Ma com'è possibile? Un livello 9 contro un livello 13. Questo dovrebbe essere la persona più forte. Più forte su Clash Royale. Boh, non mi sta tirando niente. Vado a tirare l'estrattore di Elisir. Lui per esempio non l'avrei tirato dietro, perché adesso mi recupera il mega sgherro. E ecco, però devo dirvi che sostanzialmente i danni me li ha fatti. Questo lo devo per forza fare così. Per forza vado a buttare un gigante davanti che mi va a coprire un po' la situazione. Butto gli arcieri. Il mini pecca mi sta andando avanti con grande cattiveria. Io sono riuscito. Quindi 6-7 ipoteticamente dovrei stare. Dovrei stare a 7 di Elisir. Questo è forte, raga. Mi sai che non ho visto le sue carte a che livello ce l'ha? A livello 10? Beh no, diciamo che è un gran paraculo. Questo lo possiamo dire con grande tranquillità. Quindi adesso io dovrei essere a 8. Cioè a livello di missione io ho tirato 2 estrattori di Elisir. Dovrei essere a 8, se non vado a dir cavolate. Voglio proprio vedere. 6, 7, 8. Ah, ok, ammazza. Quindi bisogna veramente andarci pesanti con queste missioni. Cioè, 30 sono tante. Mi toccherà utilizzarle anche nei 2v2, che tra poco andrò a registrare con Valerio, per forza. Devo fare 5 partite. Se no non le sblocco le cose. E il settore di Elisir non ce l'abbiamo mai, non ce l'abbiamo mai posizionato per primo. Facciamo finta che ce ne andiamo in difesa. Potrei tirare la scintilla. Però ancora non so che carte c'ha lui. Quindi per il momento no. Vado a tirare il gigante da questa parte. Per perdere un po' di tempo più che altro. Vedi, perché lui comunque, non vi dico che sta buttando un po'. Ok, questa mi serve sicuramente. Vado a scaricare. Perfetto. Non è un problema assolutamente. Tra l'altro gli è morta anche la Valchiria. Poi ci avrei tirato comunque gli arcieri. La gelo ci può stare. La sfera infuocata qui è buttata, perché se tu mi tiri una sfera infuocata lì, mi stai facendo capire che non ti interessa del mio estrattore di Elisir. Te ne scarico subito un altro. E io voglio vedere adesso tu come riesci a sopperire alla tua mancanza di Elisir, che è stratosferica. È veramente una cosa imbarazzante adesso la sua mancanza di Elisir. Non puoi fare più niente. Cioè questa, lui si è ucciso praticamente da solo. Perché sì, ti puoi difendere qua, ma non puoi fare più niente. Non puoi fare più niente. Cioè non puoi fare più niente. Io vado a fare di questo. Vado a buttare gli arcieri di qua. Butto dietro il mega sgherro, perché sicuramente lui qualche cosa mi andrà a tirare. Vado a fare così. Così mi tolgo le cose dalle scatole. Perché sì, ok che devo fare la missione, ma il nostro obiettivo comunque è quello di andare a vincere la partita. E lui lo sta facendo, ce lo sta facendo fare in maniera veramente egregia. Io una cosa che ho capito è che quando contro si ha un estrattore di Elisir, se si ha la sfera infuocata, va tirato sull'estrattore Elisir. Perché il mio estrattore Elisir costa 6, la tua sfera infuocata costa 4. Significa che tu ti prendi 2 di Elisir sopra di me. Invece così sei un pazzo. Così sei un pazzo. E non so neanche se giocherà più. Non so neanche se giocherà più. E poi mi dice no, perché lui era a livello troppo alto. Che poi non è vero, per un livello solo. Diciamo le cose come stanno. Sei tu che sei pazzo. Sei tu che sei pazzo, punto e basta. Tanto non so se state notando, ma sto cercando di splittare le carte il più possibile per scaricargli addosso qualche altra cosa interessante. Perché se lui era un tipetto meno stronzo di quello che è, mi poteva far tirare qualche carta in più. Ma giustamente ha detto sai che c'è, ho perso, boh, mi sta bene così.
Vabbè, 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 vabbè. Signori, sentite, siamo a 10 minuti, quindi va bene, le nostre tre partite ce le siamo fatte. C'è Valerio di là che sta scalpitando. Ho trovato un gettone di scambio leggendario che a me, sinceramente, va bene. Se il video di oggi vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi al prossimo appuntamento con Vassio Cerno 89. Ciao ciao. Sei pronto? Devo andare a Bogdan che...